Live Social. Bentornati amici di Live Social, continuiamo a tenervi compagnia insieme ai nostri ospiti e quest'oggi abbiamo la fortuna di avere una psicologa ai nostri microfoni, e dico la fortuna perché in questo periodo ce n'è più che mai bisogno. Do il benvenuto alla dottoressa Anna Salzano. Benvenuta Anna. Grazie, bentrovate. Allora, intanto perché dicevo è così importante in questo periodo? Perché immagino che insomma abbiate il vostro bel da fare come professionisti della salute in questo periodo, seppur da casa. Ti capita di fare consulenze online in questo periodo particolare? Sì, direi che in questo periodo le consulenze sono praticamente tutte online, sia con pazienti che già erano in percorso prima, ovviamente per motivazioni diverse da quelle attuali, sia tantissime richieste comprensibili di persone che ora si ritrovano come tutti noi, insomma, ad affrontare questo periodo epocale, insomma, con questi cambiamenti che stravolgono veramente la vita di tutti. Quali sono le richieste che ti arrivano più spesso? Più che dei disagi particolari, cioè non li distinguerei per fasce d'età o per categorie, insomma. Ecco, forse questo disagio collettivo ci sta anche un po' accomunando nel tipo di richiesta che arriva. C'è tanta preoccupazione, per esempio, che questa cosa non finisca mai, quindi si entra un po' nel tunnel che in altri tempi, diciamo così, si sarebbe chiamato depressione. Adesso la depressione è reattiva a quello che sta accadendo, quindi non possiamo fare diagnosi di depressione su queste basi, e quindi è importante anche proprio come dire, riaprire quella finestrella che fa vedere la luce sia sul presente, in modo da poterlo vedere comunque con altri occhi, perché certamente insomma ci sono persone che in questo momento insomma sono ricoverate, persone che se ne sono andate, non ci sono più, ma qualcosa di positivo paradossalmente c'è, per esempio poter riaffrontare la quotidianità con ritmi diversi, avendo più tempo per la famiglia, insomma, quindi... Assolutamente. Ecco, possiamo regalare anche qualche consiglio specifico su come gestire l'ansia e lo stress di questo periodo? Sì, ci sono tanti consigli che vedo, forse in questo caso direi per fortuna anche sui social, insomma, quando la rete è anche qualcosa di buono, no? E, sicuramente mantenere una routine rassicurante, ad esempio per i più piccoli, farli sentire comunque dentro a una quotidianità che ha un senso, che ha un inizio, che ha uno svolgimento, che ha una fine in cui si ritorna a letto, ci si sveglierà il giorno dopo, anche se la routine è diversa da quella precedente, però insomma cercare comunque di trovare una propria routine, sia individuale che familiare, che anche in posti di lavoro dove comunque ancora si lavora, dare cadenzare in qualche modo, no? Se vuoi salutare qualcuno o aggiungere qualcosa, questo è il momento per farlo. Beh, saluto sicuramente appunto tutti coloro che in questo periodo stanno lavorando, ovviamente in particolare medici, infermieri, operatori sociosanitari, personale delle pulizie, di tutte le strutture sanitarie, insomma, e tutti coloro che comunque devono in qualche modo affrontare in prima linea la situazione, poi anche tutti gli altri che sono a casa, che mi raccomando restino a casa e cerchino di godersi in tranquillità per quanto possibile questo periodo, insomma. Grazie per essere stata con noi, a presto Anna. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Live Social.